Angelo Londrillo, responsabile delle attività di base del Pescara Calcio, un torneo che mette in mostra tanti piccoli atleti, tanti possibili campioni del domani, prima di tutto. Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, ringrazio la società affiliata San Pietro e Paolo per questo bel torneo che ha organizzato. Nonostante sia la prima edizione, hanno lavorato a mio avviso molto bene. Sicuramente un'esperienza per tutti i ragazzi, sono del 2003, quindi la categoria esordienti, un processo di formazione che continua, soprattutto parlo della nostra squadra che ovviamente durante la stagione cerchiamo di uscire il più possibile dal confine abruzzese proprio per garantire loro una esperienza diversa e formativa. Quanto è importante proprio per i ragazzi uscire dal confine, come dicevi tu, e quanto è importante per le società, magari sempre alla ricerca di nuovi talenti da formare? Molto, molto importante, importantissimo perché dico sempre che è un conto giocare sotto casa propria, è un conto poi confrontarsi con altri ragazzi che non si conoscono. E di conseguenza è un processo di formazione che noi ovviamente dobbiamo per forza di cose sposare, cercando il confronto sia con le società professionistiche e sia per cercare di fare un'attività di scouting sul territorio, così come spesso ci succede nella regione Molise. Tante attività di scouting su tutto il territorio italiano delle maggiori squadre nazionali, però c'è un però rispetto magari al campionato inglese dove tanti ragazzi riescono anche da giovani ad iniziare a giocare nelle prime squadre, perché in Italia da tempo non succede più questa cosa? Beh, il perché è difficile, credo, spiegarlo, però effettivamente ha ragione. Si crede forse ancora poco sul serbatoio giovanile, soprattutto sui giovani italiani, che mi sembra che ci siano, basta saperli scovare, soprattutto basta saperli farli crescere. Noi il diktat societario è quello di formare più gruppi possibili di atleti della nostra regione, ovvio altrettanto che laddove c'è possibilità, così come è successo 2 anni fa qui a Termoli, grazie alla disponibilità della società locale con Ciaffardini, cerchiamo di portarli nel nostro contesto per farli crescere.